Siamo qui col nuovo direttore generale di Banca Nuova, Umberto Seretti, da pochi giorni insediato. Allora, innanzitutto vorrei che ci dicesse quali sono i prossimi step di Banca Nuova. Banca Nuova ha un importante programma di sviluppo. Apriremo a Palermo in via Roma entro l'estate, sempre entro l'estate apriremo una filiale a Lipari e una filiale in Calabria a Vibo Valentia, ma sia in Sicilia che in Calabria abbiamo grossi progetti di espansione, sia come presenza, perché oggi siamo ancora un po' a macchia di leopardo, sia come crescita sulle masse, sia come crescita sul numero della clientela. Al momento quali sono i numeri di Banca Nuova? Banca Nuova è una banca con oltre 7 miliardi di prodotto bancario, equamente distribuito fra raccolta diretta, indiretta e impieghi. Siamo una banca liquida e questo, diciamo, ci vede un po' in una posizione di vantaggio rispetto al resto del sistema bancario, perché abbiamo circa mezzo miliardo di liquidità. Non abbiamo mai interrotto né rallentato la nostra erogazione sugli impieghi, abbiamo 22.000 aziende siciliane affidate e le stiamo supportando nel loro percorso di superamento della crisi e di crescita. A proposito di questo tema, vorrei affrontare un momento il problema del fondo commercio. Ci sono quasi 90 milioni di euro al momento bloccati per un mancato rinnovo da parte della Regione, se non vado errato. Sì, purtroppo è un po' così. Noi abbiamo gestito questo fondo per 10 anni, di questi 10 anni solo 6 e mezzo sono stati operativi, perché per 3 anni e mezzo circa è stato bloccato. Abbiamo ferme 400 richieste da parte di piccoli operatori della Sicilia per poter aderire a questi fondi agevolati, ma purtroppo non siamo in grado di soddisfarle, perché pochi mesi fa la Regione ha bloccato il fondo, di fatto dando disdetta, quindi oggi non siamo più i gestori, ma non abbiamo a tutt'oggi nemmeno istruzioni su cosa fare di queste richieste e su come gestire il pregresso. Quindi siamo ancora in attesa di novità e di istruzioni dalla Regione. Fino a 15 giorni fa lei era il vice di Francesco Maiolini, l'uomo che per 12 anni ha rappresentato Banca Nuova in Sicilia. Lei è arrivato a Palermo nel 2010 e qualcuno malignò che la sua venuta a Palermo fosse stata proprio voluta da Zonin per controllare più da vicino il gioiello di casa della Popolare di Vicenza. È così? È così la malignità, nel senso che le malignità a volte proliferano, però la mia venuta in Banca Nuova è stata una scelta tecnica. Ho lavorato a fianco di Francesco Maiolini, che è un manager eccezionale, lo saluto, molto bene per questi 2 anni. Lui adesso ha fatto altre scelte professionali che spero lo gratificheranno, così come l'ha gratificato questa meravigliosa avventura che è stata Banca Nuova. Dopo 12 anni ha scelto di fare una cosa diversa. Io non sono venuto a controllare nessuno, ma sono venuto a gestire una banca, a gestire una rete. Lo facevo in una funzione di vice, oggi lo faccio in funzione di direttore generale, ma non c'è questo grande cambiamento. Chi ha preso il suo posto alla vicepresidenza? Alla vice direzione generale è arrivato Carmine Di Palo, un manager proveniente dalla Banca Popolare di Vicenza, di origine napoletana, era il responsabile dell'area nord-ovest, gestiva Lombardia, Piemonte e Liguria, un manager di grandi capacità e credo che formeremo una squadra che farà grandi cose. L'ultima domanda, a questo punto, dopo 2 anni in Sicilia, le chiedo un test di sicilianità, quindi ci dica qual è la sua ricetta preferita e ci dica anche come si prepara. Ma allora, a me piace molto cucinare, ma cucino pasticceria, non mangio ricotta, quindi faccio pochi dolci siciliani, faccio biscotti, torte varie, ma non siciliani. Mi piace cucinare pasta, e cucino degli spaghetti molto semplici con acciughe e vongole, ma non so quanto di siciliano abbia questo. È una ricetta di mare, però.